Ritorniamo insieme in diretta, lo facciamo con il primo ospite di oggi che ci condurrà in un viaggio ideale, un volo fantastico da Torre Maggiore nella provincia di Foggia, città cara a Federico II di Svevia, peraltro città dove appunto Federico II di Svevia esalò l'ultimo respiro, fino ad arrivare a Sanremo, che come tutti sappiamo è la città famosa non solo in Italia e nel mondo, non solo perché è la città dei fiori, ma anche perché è la città del Festival della Canzone Italiana, il Festival di Sanremo, giunto quest'anno alla sua 74esima edizione, avrà luogo dal 6 al 10 febbraio prossimi. Che cos'è che unisce Torre Maggiore a Sanremo? È Mario Garofalo, floral designer, che abbiamo in collegamento con noi stamattina. Ciao Mario, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie dell'invito. Grazie a te per la disponibilità, siamo qui per raccontare una bella storia, tra l'altro ecco, stavamo raccontando come gli inverni ormai non sono più quelli di una volta, allora ci proiettiamo anche idealmente alla primavera, la stagione per eccellenza dei fiori, della fioritura, e siamo in collegamento con te perché tu sei un fiorista e un floral designer e guarda, lascio a te il piacere di raccontare il legame, ecco, quello che cosa ti lega alla città di Sanremo e al Festival di Sanremo. Sicuramente Sanremo è una delle città più importanti, è una delle vetrine più importanti per i floral designer. Sicuramente il binomio tra musica e fiori è un binomio fantastico ed è soprattutto una vetrina importante per chi riesce ad esprimere attraverso l'arte floreale il proprio credo, la propria sensibilità. Quest'anno ho avuto l'occasione di partecipare a questo concorso di arte floreale indetto dal Mercato dei Fiori e dalla città di Sanremo, che mi ha visto protagonista di questa magnifica gara in cui mi sono classificato al primo posto e quindi di conseguenza l'accesso nel team dei fioristi che si occuperà poi della creazione dei bouquet, degli omaggi floreali che saranno regalati agli ospiti che parteciperanno alla kermesse sanremese. Quindi, infatti, come abbiamo avuto modo di leggere anche nel sottopancia che ci ricordava non solo il tuo nome e cognome e la tua qualifica, sei appunto vincitore del contest Bouquet Festival di Sanremo e lo stiamo vedendo proprio, credo, il bouquet che ti ha dato la possibilità di tagliare questo traguardo importante, prestigioso, bello. Nella foto vediamo il direttore del Mercato dei Fiori e vediamo alla sua sinistra l'assessore comunale al turismo di Sanremo. Ok, perdonami la gaffe. Il bouquet il bouquet con cui hai vinto il contest è quello che hai tra le mani anche in questo scatto? Sì, erano due prove che abbiamo sostenuto, dove erano affidati due temi, tra cui quello che stiamo vedendo adesso in onda, era intitolato La Melodia del Mare. Quindi ho cercato attraverso il movimento di alcuni materiali vegetali e delle fronde di andare a simulare quello che è l'effetto delle onde del mare che si infrangono sulla scogliera. Quindi questo effetto sinuoso, questa colorazione quasi scrosciante dall'idea di questo movimento continuo del mare. Era uno dei due bouquet, l'altro invece era intitolato La Melodia del Bosco, quindi attraverso dei materiali rusticali ho cercato di riprodurre quell'effetto del bosco in tutte le sue forme e colorazioni. Che è quello che vediamo nella foto appunto di cui si parlava prima, sì. Accanto esatto. Al bouquet La Melodia del Mare. Quindi con La Melodia del Mare, La Melodia del Bosco, hai conquistato la giuria del premio Bouquet Festival di Sanremo. E noi siamo veramente contenti per te, felici di condividere questa notizia. Tutti quanti ricorderemo, no, che i fiori vengono utilizzati non solo per allestire le scenografie, ma anche date in omaggio a cantanti e ospiti. Tu hai fatto anche una dedica particolare per quanto riguarda, ecco, questo traguardo che hai raggiunto, proprio a degli artisti pugliesi che si esibiranno anche quest'anno al Festival di Sanremo. Sì, sicuramente quest'anno vede il ritorno dei Negramaro, è un gruppo che seguo particolarmente, ma soprattutto è un gruppo
che rappresenta la nostra Puglia, la nostra terra, quindi a maggior ragione il 1º maggio che ho voluto fare la prima dedica è stato proprio a questo gruppo salentino, di cui avrò, spero, il piacere di poter conoscere durante la kermesse sanremese. Perché tu ti sposterai a Sanremo, quindi nei prossimi giorni sarai lì, presente tutti i giorni del festival? Sì, la mia partecipazione sarà anticipata di qualche giorno rispetto all'apertura ufficiale del festival, visto che in programma ci sarà la preparazione di tanti omaggi floreali che ogni sera poi Amadeus andrà a donare a tutti gli ospiti che parteciperanno al festival, tra i cantanti e le varie autorità e poi gli ospiti che verranno a rendere il festival ancora più bello, tra cui, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche Russell Crowe, quindi è un bel motivo di orgoglio e caspita, molto bello. Assolutamente sì, e sei anche un gran bell'esempio per tanti giovani, perché ecco, penso che il messaggio che trapela è che con impegno, determinazione, con competenza si possono raggiungere anche grandi traguardi. Senza dubbio, magari ci vuole qualche sacrificio in più, però ecco, chi la dura la vince. Sono d'accordissimo. Sì, effettivamente poi per me la partecipazione a questo contest non è stata la prima in realtà. Già nel 2020 avevo partecipato, piazzandomi al secondo gradino del podio. Questo sinceramente era già un bel traguardo, una bella soddisfazione, però ho continuato a perseverare, a lavorare, dandomi la vittoria come obiettivo finale. Sinceramente quest'anno sono stato ripagato l'impegno, lavoro, studio ed è arrivato la soddisfazione massima, quindi la vittoria. Quindi sì, la perseveranza aiuta tanto, anche gli obiettivi chiari ed evidenti poi servono come guida per arrivare dove si vuole. Esatto, quello che ci racconti, la storia che ci hai raccontato, non è che la prova di quanto abbiamo detto, per cui noi siamo ancora, ti ripeto, siamo felici per te, per questo traguardo e per quello che rappresenta, non solo per te e per la tua città, ma per i tanti giovani che oggi in Italia fanno tanti sacrifici e non è sempre facile poi, vederli ripagati. Per cui ci auguriamo che la tua Melodia del Mare possa essere un inno per tutti i giovani che come te appunto si impegnano quotidianamente, ognuno nel suo campo, ognuno nel suo mestiere, per dare il proprio contributo alla nostra società. Mario, ecco, siamo in chiusura, se vuoi ti do la possibilità di un saluto finale, un messaggio finale a te. Innanzitutto volevo ringraziarti per l'attenzione, volevo ringraziare il tuo pubblico, i tuoi telespettatori ed infine voglio ringraziare in modo, anzi ti ringrazio per la possibilità, tutti gli amici e tutte le persone a Meccara che in questi giorni hanno riversato attestati di stima e di affetto sulle nostre pagine, sulla mia famiglia e quindi colgo questa occasione per ringraziarli in modo affettuosissimo. E spero di poter ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno palesato questo affetto in modo personale e singolare. Quindi grazie a tutte le persone che mi vogliono bene. E noi ci uniamo al grande numero di queste persone, ti facciamo tanti cari auguri, che questo sia solo uno dei tanti successi che possano costellare il tuo percorso. Grazie mille a voi, grazie dell'invito. Grazie a te, ciao Mario, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Dunque, noi restituiamo la linea alla regia, poi ci ritroviamo in studio con Nicola Morcavallo per le notizie del giorno.